Il film inizia in macchina, tra le grida di entusiasmo e battute. Quindi il tour della città. Per condividere il brivido della velocità Matteo Di Pietro e suo padre Paolo che viaggiano sulla Ferrari, Papu. È bellissimo. Prendi anche loro. Padre e figlio nell'autosalone, allegri. Leggero stasse davanti a una palla di fuoco per noleggiare. Per realizzare sogno più ambito guida con vento i capelli. Tra l'ammirazione dei passanti baia entusiasmo è tale che genitore viene improvvisamente a baciare. Cofano della Ferrari bianca. Grida e battute. Incidente Castel Palocco in queste ore rabbia e sgomento per la morte Little Manuel. Un video tragicamente beffardo circola anche in servizio al tenuta Castel Porziano. Ha condiviso la passione per le supercar fino al punto esibirsi in un sipario che sono piene mi. Piace una vista e mezzo. I sogni del bambino. La scena è stata girata 7 mesi fa e dura circa 1 minuto. Ed è precisamente una Ferrari che il figlio di 20 anni Matteo ora indagato per lesioni stradali da quando era al volante al momento dell'impatto da suo padre. Almeno per 24 ore, incoronando così uno dei sogni di suo figlio. Matteo lo racconta direttamente, ancora una volta sui social media, in un video pubblicato sul canale YouTube del gruppo The Borderline, che ha guadagnato soldi con clicca e mi piace. Il padre bacia il cofano 10 desideri per 10 amici. Era la partita, e l'ultimo è proprio per il papà. Per l'ultimo desiderio è il turno di mio padre, dice Matteo, che da quando è un piccolo che aveva solo un desiderio: guidare una Ferrari, e potremmo anche fargli scegliere il colore. Quindi nel video qui è anche padre Paolo, impiegato nelle istituzioni, giacca e cravatta, occhiali scuri e capelli castanille, porte dell'autosalone Papu. Eccoci qui, gli mostra con orgoglio le macchine. Non possiamo andare molto velocemente, ma già abbastanza, quindi rompe motore e iniziamo con vento tra i capelli. Siamo in città, non possiamo sfruttare al meglio potere, dice padre. Purtroppo sì, Matteo risponde, non possiamo andare molto velocemente, ma quanto basta.